In questo esercizio ricostruiremo per sommi capi, cioè in estrema sintesi, la storia delle poleis greche e dell'area del Mar Mediterraneo orientale dalla fine della guerra del Peloponneso alla morte di Alessandro Magno. Il prodotto finale del tuo lavoro sarà una Google Presentation o PPT dal titolo Il tramonto delle poleis e l'ellenismo. Dovrai utilizzare un file di Google Presentation già predisposto dall'insegnante nella consegna di Google Classroom. Il file è costituito da 8 diapositive all'interno delle quali dovrai selezionare e inserire nella maniera più creativa e originale possibile le informazioni ricavate dai questionari relativi a ciascuna sezione dell'esercizio. L'esercizio si compone di 3 sezioni: la sezione A, il quadro generale del periodo; la sezione B, le imprese di Alessandro Magno e la costruzione di un impero universale; la sezione C, l'ellenismo. In ciascuna delle 8 diapositive troverai le indicazioni per inserire le informazioni che hai ricavato dai video. Nella diapositiva numero 2, per esempio, dovrai inserire uno schema e per fare questo dovrai seguire le istruzioni che l'insegnante ha inserito nella diapositiva stessa. Ovviamente per inserire il tuo schema dovrai eliminare la casella di testo inserita qui dall'insegnante. Il procedimento è molto semplice: seleziono il testo, elimina, e per eliminare la casella di testo il procedimento è analogo: elimina. Tornando alla consegna, come dovrai procedere nello svolgimento dell'esercizio? Dopo aver guardato i video della prima sezione, la sezione A, e aver individuato gli eventi chiave del periodo storico compreso tra il 404 a.C. e il 323 a.C., completerai la seconda diapositiva in cui dovrai presentare in forma schematica i 4 eventi chiave del periodo preso in considerazione. Procederai nello stesso modo per le sezioni B e C dell'esercizio. Prima, la raccolta delle informazioni attraverso i video e i questionari. Poi, le diapositive della PowerPoint che sono collegate alle sezioni in questione. Don't forget, il modello predisposto dall'insegnante è solo una base che dovrai arricchire con immagini, colori, sfondi, effetti, eccetera. Cerca poi di trovare il giusto equilibrio tra le informazioni di testo e le immagini che inserirai nelle diapositive. La presentazione deve essere agile, non appesantita da troppe caselle di testo. Come dovrai consegnare il tuo elaborato? Le modifiche che apporterai al file su cui dovrai lavorare verranno salvate automaticamente, non dovrai quindi caricare alcunché. Accertati tuttavia che l'ultima versione del tuo elaborato corrisponda effettivamente al file che l'insegnante dovrà correggere e valutare. Se nel file in alto a destra compare la dicitura "tutte le modifiche sono state salvate in Drive", puoi dormire sogni tranquilli. That's all, folks!